Ciao a tutti e bentornati sul canale di Young. Io sono Jackie e questa è Young Academy. Siete pronti? Perché oggi tratteremo un tema davvero molto importante per voi. Di cosa sto parlando? Della vostra sicurezza nel mondo cripto. Oggi infatti vi darò qualche pratico suggerimento per evitare le truffe online sulle criptovalute e per mettere in sicurezza il vostro account. Questo episodio è soprattutto utile per chi, insomma, non è avvezzo ai mari turbolenti di internet. Tuttavia, è importante per tutti rimanere aggiornati su quelle che sono le truffe online e, nello specifico, quelle delle criptovalute. Numero 1. YouTube e le live fasulle. YouTube è sicuramente uno dei canali principi del mondo cripto, dove è possibile trovare contenuti molto validi, come ad esempio analisi tecniche e aggiornamenti di mercato. YouTuber e influencer famosi sono soliti infatti fare delle live streaming per comunicare con il loro pubblico. Ogni tanto però capita che dei truffatori utilizzino lo stesso mezzo per cercare di raggirare le persone e gli utenti. Bisogna infatti fare molta attenzione a chi su YouTube si finge un influencer o un esperto del mondo cripto. Ma chi sono queste persone? Sono dei truffatori che rubano l'identità a dei personaggi famosi e degli influencer del mondo cripto. Quindi, ad esempio, si fingono dei founder di startup, di aziende, proprietari di exchange o grandissimi investitori del mondo cripto e dispensano consigli che in realtà hanno scopi di truffa. Come si realizza la truffa? Un indicatore che potete trovare sono dei banner all'interno del video della live dove sono indicati degli indirizzi wallet a cui spedire le vostre criptovalute con la promessa di un guadagno maggiore. Il truffatore, nelle vesti del personaggio famoso, in virtù della sua generosità, fingerà di voler regalare alla sua community delle criptovalute, chiedendove però di inviarne precedentemente al suo indirizzo wallet. Ed è proprio qui che si realizza la truffa, perché nessuno vi chiederà mai, per regalarvi delle criptovalute, un anticipo sul suo indirizzo wallet. Quindi, cosa fare per cercare di evitare di cadere in simili trappole? Innanzitutto assicuratevi che il canale da cui stanno facendo la live streaming sia il canale ufficiale. Andate a vedere chi è la persona che sta parlando e se effettivamente è il personaggio che dice di essere. Ma non finisce qui, perché questi truffatori si nascondono anche nei commenti ai video YouTube. E che cosa fanno? Vi scrivono un messaggio allettante, commentando magari un vostro commento e inserendo un loro contatto privato. Quindi venite adescati da questo messaggio e da questo contatto privato e loro spostano la conversazione in una chat personale con voi. E qui cominciano a chiedervi i dati personali, come ad esempio i dati di accesso al vostro account, oppure vi invitano a fare un deposito di criptovalute su un indirizzo che non conoscete. Quindi eccoci al primo grande consiglio di questa puntata. Diffidate di chiunque vi chieda di inviare i soldi a un indirizzo privato che non conoscete. Diffidate soprattutto di chi vi promette maggiori criptovalute, maggiori soldi in cambio di un invio preventivo da parte vostra. E soprattutto diffidate di chiunque vi chieda i dati di accesso al vostro account. Voi dareste mai i vostri dati di accesso al conto bancario a una persona conosciuta su una chat? Anche perché purtroppo, ragazzi, una volta che inviate le vostre criptovalute al di fuori del vostro account, non sarà più possibile recuperare quelle cripto. Conosciamo tutti le proprietà della blockchain e quindi sapete bene che purtroppo non si può stornare con un semplice bonifico. Numero 2. Le false app per il mining. L'elevato interesse delle persone per il mining è sfruttato benissimo dai cybercriminali. Spesso chi è nuovo del settore viene attratto da dei banner che invitano a scaricare delle app che consentono di fare mining in modo facile e con grandi guadagni. In realtà, dietro queste app si nascondono tantissime volte degli schema Ponzi, che sono anche facili da individuare. Se è un'app finta per il mining, ad esempio di Bitcoin, potrebbe chiedervi un abbonamento mensile. La media è di circa 15 euro. Questa spesa viene di solito richiesta per aumentare la potenza computazionale dell'app e quindi viene giustificata come noleggio dell'attrezzatura per fare il mining. In realtà questo denaro non va a nessuna azienda che fa mining, ma semplicemente a chi ha prodotto l'app. Bisogna inoltre diffidare di tutte quelle app che vi dicono che è possibile fare mining con il proprio smartphone. È una cosa assolutamente falsa, perché per fare mining sono necessari degli hardware molto potenti e dei software specifici, che hanno anche prezzi non indifferenti. Perciò diffidate di chiunque vi dica che basti il vostro telefono. Alcune aziende di sicurezza informatica hanno analizzato il codice sorgente di queste applicazioni e hanno scoperto che l'interfaccia grafica è davvero molto simile ai software per il mining. Cioè, quindi la verosimiglianza grafica è davvero quasi un'opera d'arte. Tuttavia, sono semplicemente dei simulatori. Ciò che vedete non sta avvenendo. Come scoprire
quando si tratta di app fasulle. Queste app registrano i vostri presunti guadagni, ma se cancellate la cache del telefono oppure lo riavviate, scoprirete che magicamente saranno scomparsi. Un'altra cosa interessante è quando introducete il vostro indirizzo wallet per ricevere il reward. Scoprirete che basterà inserire numeri e lettere completamente randomiche e accetterà comunque l'indirizzo del presunto wallet di destinazione. A queste persone ovviamente non interessa in alcun modo darvi il fatidico reward, semplicemente ha molto interesse che voi versiate il vostro abbonamento mensile, come in ogni schema Ponzi. Perciò ragazzi, state molto attenti alle aziende a cui vi affidate, alle app a cui vi affidate e via dicendo. Ora però passiamo a un altro punto fondamentale di questa puntata, e cioè tutte le piccole strategie e pratiche che possiamo quotidianamente mettere in atto per la sicurezza dei nostri account. Per iniziare a muoversi nel mondo delle criptovalute dobbiamo creare un wallet. Questo può essere un cold wallet oppure ad esempio un wallet exchange, come quello su Yan Platform. La creazione di un account è davvero molto semplice e può essere paragonata a quella di aprire un conto bancario. Tuttavia le procedure sono molto più rapide e c'è molta meno burocrazia. Nella vita di tutti i giorni adottiamo delle piccole strategie che ci aiutano a tenere al sicuro i nostri soldi. Lo stesso dobbiamo fare con le criptovalute. Niente di più e niente di meno. Dobbiamo solo usare qualche strumento in più che tradizionalmente non utilizziamo. Una buona scelta per chi soprattutto alle prime armi è quella di aprire un account exchange e quindi avere un wallet exchange. L'exchange infatti ci esonera dal dover conservare la nostra chiave privata, senza la quale non abbiamo assolutamente accesso alle criptovalute. Quindi la chiave privata in linea generale, e come abbiamo detto tante volte, va conservata in un luogo sicuro e non va assolutamente persa, perché è l'unico strumento che ci dà accesso alle nostre criptovalute. Gli exchange, possiamo dire, conservano per noi queste chiavi private e quindi a noi basta semplicemente un indirizzo mail e una password per poter accedere al nostro wallet. Però, come qualsiasi account che noi creiamo su internet, ad esempio l'account Facebook, l'account Instagram, Booking, la mail, come per questi account dobbiamo avere anche un occhio di riserbo per la sicurezza del nostro account exchange, soprattutto perché ovviamente in questo caso stiamo parlando di denaro. Quindi cosa fare? 1. Scegliere una password unica, molto complessa e difficile da indovinare. La password per il nostro account exchange cerchiamo di crearla senza informazioni personali. Significa non inserire la propria data di nascita o quella dei propri figli, il nome del gatto, tutte informazioni che un truffatore ci mette poco a individuare. La seconda cosa è scegliere una password unica per ogni account. Quindi scegliete una password per il vostro account email, una per il Booking e una per il vostro account exchange. Utilizzate maiuscole, minuscole, caratteri speciali. Insomma, create una password che non abbia davvero un senso compiuto, quindi non parole che possiamo trovare sul vocabolario. Siccome la password che ne risulterà sarà sicuramente difficile da ricordare, mi raccomando, scrivetela da qualche parte e conservatela al sicuro. Secondo punto, impostare la verifica a due fattori. L'autenticazione a due fattori è uno dei sistemi più sicuri che oggi esiste su internet. Si tratta sostanzialmente di avere due codici di accesso allo stesso account. Uno è la password e l'altro è un codice che viene generato istantaneamente in modo casuale e che ha una validità molto ridotta, come ad esempio il Google Authenticator. Google Authenticator ha una validità di soli 30 secondi circa e quindi è ovvio che per accedere al proprio account si hanno pochi secondi e un truffatore farà molta fatica a risalire a questo codice qualora volesse entrare nel vostro account. Il two factor potete riceverlo via mail, solitamente chiamato codice OTP, via SMS oppure scaricare l'app di Google Authenticator e impostarlo nella sezione del vostro profilo dell'account. Ogni volta che farete un nuovo accesso vi verrà richiesto di inserire oltre la password anche questo codice, il codice Authenticator. Terzo punto, imposta un PIN o il Face ID. Soprattutto se siete soliti operare dall'app, quindi dal telefono, dovete impostare il PIN oppure il Face ID. Questo perché nel caso in cui vi rubino il telefono, se non avete impostato uno dei due, sarà facilissimo entrare nel vostro account e spostare le criptovalute che possedete su un indirizzo esterno. Se invece aveste messo uno di queste due barriere di sicurezza, ovviamente anche se vi rubano il telefono non possono accedere alla vostra app, al vostro account e quindi non possono toccare le vostre criptovalute. In alternativa, ad esempio, per le app che lo consentono, potete impostare anche la verifica con l'impronta digitale. Quarto punto, verifica dell'identità o Know Your Customer. La verifica dell'identità
è una procedura di riconoscimento dell'utente, quindi della persona che sta aprendo un account. Oltre che essere seguita per motivi legali, come ogni conto bancario bisogna intestarlo a una persona reale riconosciuta, allo stesso modo un account exchange, è un ottimo modo per poter velocizzare il recupero delle vostre credenziali. È proprio grazie alla verifica dell'identità che un exchange può ripristinare gli accessi al vostro account una volta verificato che siete veramente voi. Grazie infatti al vostro volto e al documento di identità che avete fornito, sarà facilissimo un domani matchare le due ed essere certi di ridare le credenziali alla persona proprietaria effettivamente dell'account. La verifica dell'identità è una procedura semplicissima che richiede pochissimi minuti e bastano poche cose: un posto ben illuminato, un documento di identità, una patente o un passaporto e 5 minuti del vostro tempo per compilare i vostri dati anagrafici. Quindi ragazzi, ricapitolando, vi do dei suggerimenti pratici che potete subito iniziare ad utilizzare sul vostro account exchange. Innanzitutto impostate il Google Authenticator, dove dovete andare nella sezione profilo della vostra app o della versione web, selezionate il 2-factor, il secondo livello di sicurezza, scaricate l'applicazione e con il QR code potete impostare immediatamente il secondo codice di verifica. Poi impostate un PIN o il Face ID. Mi raccomando, in questo caso se vi rubano il telefono siete sicuri che nessuno può avere accesso al vostro account. Se avete scelto una password troppo facile per il vostro account Yum Platform, andate sempre nella sezione profilo e inseritene una nuova, con tutte le caratteristiche che vi abbiamo detto poco fa. Ricordatevi inoltre, e questo è un punto molto importante, che Yum Platform e nessun membro del team vi chiamerà mai sul vostro cellulare per chiedervi di spostare denaro dal vostro account. Yum Platform infatti non chiederà mai a un proprio cliente di spostare le criptovalute al di fuori dell'exchange. Quindi diffidate assolutamente di chiunque vi possa chiamare sul vostro numero e chiedervi di prelevare euro o cripto e inviarle a un indirizzo che non conoscete. Non date e non condividete in modo assoluto i vostri dati di accesso all'account. Anche in questo caso, Yum Platform non vi chiederà mai di fornirgli la password del vostro account. Quello che potrà fare il team Yum Platform, soprattutto il team di supporto o il team addetto alla verifica dell'identità, è quello di chiedervi il vostro account email per individuare il vostro account, aiutarvi a supportarvi nelle operazioni, oppure nel caso del team della verifica dell'identità vi chiederà una videochiamata per poter fare l'intervista necessaria al livello 3 e superiori di verifica dell'identità. Ma questo avverrà solo ed esclusivamente se uno, voi avete aperto un ticket di supporto chiedendo aiuto. In secondo caso, per quanto riguarda i livelli del vostro account, solo se avete inoltrato al nostro team una richiesta per alzare i limiti del vostro account. Bene ragazzi, anche la puntata di oggi è finita. Io spero che vi sia stata utile e vi sia piaciuta. Nel caso, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Se avete domande, qualsiasi o dubbi, mi raccomando, scrivete al supporto di Yum Platform e lasciatemi le vostre riflessioni sui commenti. Intanto io vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!